nella stanza. Abbiamo tanti, molti partecipanti iscritti al webinar di oggi, quindi aspettiamo qualche secondo. Io intanto posso introdurre il programma di questa mattina. Benvenuti allora nuovamente. Siamo all'ultimo appuntamento di questo ciclo di webinar sui dati aperti e i dati territoriali alla luce della nuova direttiva sul riutilizzo dell'informazione pubblica. Con la giornata di oggi, appunto, si conclude questo ciclo di webinar che ha visto altri tre appuntamenti che abbiamo svolto in queste date che vedete. Oggi ci occupiamo di infrastrutture e dati territoriali e quindi abbiamo per l'occasione cambiato un po' la formula del webinar di oggi, per cui dopo questa mia brevissima introduzione passerò la parola direttamente al professor Vico del Politecnico di Torino, che ci inquadrerà il tema, l'argomento e ci aiuterà poi a rappresentare alcune esperienze regionali di infrastrutture e dati territoriali e le prospettive future appunto di sviluppo dei modelli di appunto infrastrutture dati territoriali. Non mi dilungo quindi anche nella descrizione dell'agenda. Vedete che appunto prevediamo di una serie di interventi piuttosto numerosi fino alle 11:30. Ricordo a tutti che abbiamo la chat in cui possono essere scritte alcune domande e sperando di avere il tempo a disposizione, vorremmo poi dedicare qualche minuto in conclusione alle risposte. In alternativa, raccoglieremo le domande e poi attraverso appunto un giro di risposte poi verranno pubblicate direttamente sul sito dell'evento su eventi PA del Formez. Non mi dilungo in altre chiacchiere, abbiamo tanta carne al fuoco per cui passo la parola direttamente. Ah, un ultimo elemento, vi ricordo che naturalmente nel primo pomeriggio, come sempre, le registrazioni e le slide della mattina di questa ora e mezza saranno pubblicate e disponibili sempre sulla pagina degli eventi relativi a questo webinar. Quindi a lei, professor Vico, la parola. Grazie per questa collaborazione, per, come dire, la sostituzione nel ruolo di introduzione dell'argomento, ma credo appunto che sia utile un suo inquadramento complessivo della mattinata. Grazie a lei. Grazie, buongiorno a tutti. Questo webinar deriva da un lungo percorso, per certi versi sorprendente, che almeno ha un po' sorpreso me positivamente, che ha coinvolto molte persone. Diciamo, questo percorso in qualche modo emergerà direttamente dalla sequenza degli interventi. Come diceva prima Bonelli, sono un ex docente del Politecnico di Torino, in pensione. Il tema sono le infrastrutture di dati territoriali. Questo termine in questi ultimi anni è diventato di uso meno comune. Forse perché l'esistenza delle infrastrutture di dati territoriali viene data per scontata. A volte, qui vedete un po' i nomi con cui, per esempio, è chiamata nei 5 casi di cui in particolare ci occupiamo qui. Quindi, oltre a infrastruttura di dati territoriali, ci sono altre denominazioni. C'è Spatial Data Infrastructure, che è il nome internazionale, e in alcuni casi viene usato il termine geoportale. Il termine geoportale, diciamo, è la parte per il tutto, cioè il geoportale è evidentemente l'interfaccia. Uno dei motivi per cui forse questo concetto è un po' passato in secondo piano è perché è dato per scontato, ma anche perché questo concetto di infrastruttura di dati territoriali risale a più di 25 anni fa. Questo
il primo atto istituzionale firmato dal Presidente degli Stati Uniti relativo alla National Spatial Data Infrastructure americana, che come vedete è del 94. Quindi questa è la legge, la prima legge istitutiva americana. Il principio è semplice. L'informazione geografica deve essere raccolta una volta sola e condivisa. L'informazione geografica è costosa da produrre, serve in tanti contesti diversi e quindi, diciamo, del tutto ragionevole produrla una volta sola e condividere. Tutto il resto deriva da questo principio ed è quanto è necessario per implementare questo principio. Quindi tecnologia, in allora, diciamo, Internet stop, oggi fondamentalmente web e dintorni, standard cruciali, la necessità di una politica che sostenga queste iniziative, la crucialità delle risorse umane. Nel 2020, in un seminario promosso da Eurologi, Ed Parson se n'è uscito con questa affermazione: le spatial data infrastructure sono morte, anzi, non sono mai realmente nate. Ed Parson, forse l'avete incrociato in qualche circostanza, è la persona che Google manda spesso in giro a fare quello che possiamo dire il Geospatial Data Evangelist. È una provocazione, certo, ma come accade in una provocazione c'è spesso qualcosa di vero. È possibile che le IDT non godano nel mondo della salute auspicabile. Ma il punto che dobbiamo assolutamente, diciamo, sottolineare è il fatto che le infrastrutture di dati territoriali sono necessarie oggi più che mai, necessarie in quanto infrastrutture, nel senso che deve essere possibile con un clic sull'interruttore accendere la luce, deve essere possibile con pochi semplici gesti ottenere le informazioni di cui abbiamo bisogno. Che questa centralità sia un dato lo pensano in molti. Ed è testimoniato dal dibattito che si è svolto in questi 2 ultimi anni a livello planetario. C'era la pandemia, tutti gli eventi sono diventati online, eventi in cui chi interveniva iniziava dicendo: qui sono le 6 di mattino. Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, a seconda di dove state. Io ho seguito un certo numero di questi interventi e al fondo ho scritto l'articolo che qui vedete, un articoletto pubblicato su Geomedia numero 5 2021, che è accessibile in rete. Questo dibattito planetario è stato, diciamo, in parte vago, in parte contraddittorio, ma al fondo a me è sembrato possibile tirar fuori alcuni punti di convergenza. Il primo è che permangono i fondamentali delle spatial data infrastructure e sono adesso a volte sintetizzati nell'acronimo FAIR,
cioè findable, i dati devono essere trovabili, accessibili, interoperabili, riusabili. Poi in questo dibattito altri punti sono stati la centralità degli utenti, il fatto che quello che è importante non sono i dati, ma è l'informazione, o meglio ancora la conoscenza che qualcuno ha chiamato actionable information, cioè la conoscenza in quanto diventa azione. Un altro punto di convergenza è il rapporto pubblico-privato, il superamento dell'idea della spatial data infrastructure come una faccenda della pubblica amministrazione, stop, e poi l'enfasi sulla necessità di politiche forti per facilitare l'uso dei dati e dei servizi. Sui punti in rosso, qui, che ho messo in rosso, saranno concentrate alcune degli interventi che seguono. Partendo da questo articolo, a un certo punto, nell'ambito, mi è stato suggerito di avviare delle interviste a IDT regionali per riflettere con loro su questo cambiamento, su quello che stava succedendo. Queste sono le cinque interviste che sono state fatte, quindi alla Regione Basilicata, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto. Il colore verde sta a indicare che queste sono già state pubblicate sullo stesso numero di Geomedia dove c'è pubblicato quell'articoletto, le altre sono state consegnate e saranno pubblicate, diciamo, fra breve. Preciso che la scelta di queste cinque IDT regionali è stata un po' casuale, fondamentalmente casuale, non deriva da una valutazione di merito, queste non sono the best. Dico anche che la scelta di confrontarsi col livello regionale è connessa al fatto che le IDT regionali sono certamente un tassello fondamentale nel sistema complessivo di produzione, catalogazione, distribuzione dell'informazione geografica. L'idea di questo webinar è che i temi in rosso, di cui abbiamo detto prima, quei temi che ho presentato nella slide precedente, vengano presentati e discussi dai referenti delle IDT in modo trasversale rispetto alle diverse esperienze, cioè che non ciascuno racconta la sua storia, ma si confronta. Sappiamo che il confronto è il modo per far venire fuori le idee, ma è anche un po' sempre una situazione con qualche rischio. Come è stato detto, questo webinar si colloca al fondo di tre cicli, di un lungo periodo di webinar organizzato da Formez e Agid. Qui c'è una serie di temi che sono emersi in questi webinar e mi pare si possa assolutamente dire che questi temi si riferiscono, si combinano nelle IDT, che quindi per certi versi diciamo è una chiusa ottima di questo ciclo di seminari. Se ci avevano pensato, bene, comunque la cosa viene benissimo. Questa è la scaletta, quindi dopo questo intervento,
prima di passare alla focalizzazione di alcuni dei temi in rosso di prima, abbiamo pensato che ci stesse bene necessariamente un quadro su che cosa contengono le EDT regionali, quindi un discorso sui dati che queste rendono disponibili. Mi fermo qua e passo la parola a Fabio Conti. Sì, grazie e buongiorno a tutti. Allora, oggi vedo di presentare l'EDT, come diceva il professor Vico, in particolare per la parte che riguarda la rilevanza delle infrastrutture dati territoriali delle regioni su base locale, quindi mi concentrerò su questo tema in particolare. Allora, per partire diciamo, da dove si accede alle infrastrutture dati regionali, qui c'è un problema che si stanno scorrendo le. Oh, aiuto alla regia. Deve essere partito tutto in un colpo. Non so come mai, ma sta partendo tutto velocemente. Mi potete aiutare, per favore? Sì, chiederei forse al professor Vigo di disconnettere. Ecco, adesso vediamo se riusciamo a riprendere dall'inizio. Rimando indietro le slide. Sì, così almeno. Perché purtroppo c'è stato uno Ok, scorrimento. allora deve andare avanti lentamente. Sì, però ecco, una alla volta. Allora, proviamo a ripartire. Bene. Da dove si accede alle infrastrutture dati territoriali delle regioni? Dai portali di accesso, quindi dai geoportali. Stiamo vedendo, come dire, dalle interviste le cinque regioni, quindi c'è una carrellata a partire dalla regione Basilicata, questa è la home page del geoportale, questo è la home page del portale della regione Lazio, della regione del Veneto, di Lombardia e Regione Piemonte. Sostanzialmente vedete che l'interfaccia verso le infrastrutture dei dati territoriali è piuttosto diversa, però sostanzialmente ci sono, diciamo, hanno dei criteri, hanno, come dire, delle strutture che devono essere corrispondenti e ci sono quindi dei criteri per cui vengono costruite. E adesso entriamo nel dettaglio. Sostanzialmente è come la facciata di un palazzo, quindi il palazzo ha bisogno di una struttura solida. Questi sono i principi fondamentali su cui si basano i geoportali di accesso alle infrastrutture dati territoriali. Il principio del once only, già richiamato in precedenza dal professor Vico, quindi una volta solo i dati per una questione di efficienza. L'interoperabilità, quindi la combinazione da fonti dati differenti ai fini della condivisione. E quindi la condivisione. Sì, siamo di nuovo da capo. Io non sto facendo nulla, scusate, ma non capisco. Ci deve essere un'interferenza. Provo a tornare indietro, vediamo se riusciamo. Allora, vado da questo punto, ma vedo di ricollegarmi perché sennò. Però così non funziona, scusate. Ma potete stoppare la presentazione? Ok, stiamo tornando indietro. Allora, partiamo da qua. Quindi, dicevamo, fra i principi su cui si fondano le infrastrutture dati territoriali, uno di questi è la condivisione dei dati. Agid, recependo le norme di Inspire, ha realizzato un repertorio nazionale, RNDT, Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali, a cui conferiscono le regioni i propri metadati attraverso dei cataloghi. Per garantire la compatibilità, quindi per riuscire a garantire questa condivisione dati fra i vari contesti, sono stati individuati quindi dei pilastri, dei riferimenti che sono ben precisi. E sono questi che potete vedere in elenco, quindi metadati, i dataset relativi ai dati territoriali,
i servizi delle tecnologie di rete, la condivisione, accesso dei dati e servizi e il coordinamento, procedure di coordinamento e il monitoraggio che è fondamentale per la gestione del tutto. Quindi quello che è importante è che i geoportali mettono a disposizione attraverso i metadati, in particolare i cataloghi, i propri servizi e questi sono fondamentalmente quelli che vengono elencati, quindi la ricerca, che avviene attraverso l'interrogazione dei metadati sostanzialmente, la consultazione tramite dei visualizzatori, la condivisione tramite dei servizi in standard OGC, Open Geospatial Consortium, quindi è uno standard definito, la possibilità di fare lo scarico dei dati con relative licenze d'uso e gli strumenti per la conversione nei vari sistemi di riferimento. Poi vedremo in particolare quale è quello nazionale di riferimento per tutti. Il patrimonio informativo che le regioni condividono sostanzialmente ai vari livelli sono in primis, e di cui qui mi soffermerò con gli enti locali, quindi su base locale, i professionisti che sono incaricati, che coadiuvano i funzionari degli enti locali e le imprese che operano sul territorio. Quali sono i principali dataset geografici? In primis è il database geotopografico regionale, il DBGT. Questo è, diciamo, su questo ci soffermeremo in particolare. Poi c'è l'elenco di tutti gli altri dataset, che qui non cito nel dettaglio, ma che si riferiscono a tutti gli ambiti su cui si va a fare sostanzialmente, cioè i sistemi della conoscenza, su cui si fa pianificazione territoriale, per monitorare le trasformazioni che avvengono sul territorio. Il database geotopografico è quello su cui le regioni investono le maggiori risorse in ordine di tempo e risorse umane. È sostanzialmente la cartografia di base che viene resa disponibile nei diversi formati. Quindi sostanzialmente immagini raster alle varie risoluzioni e scale, e formati vettoriali anche questi nei vari formati che sono consultabili e scaricabili con i vari servizi che verranno meglio dettagliati in una successiva presentazione, per cui su questo vado veloce per non duplicare le informazioni. Allora, la base cartografica di riferimento per tutta la pubblica amministrazione è il database DBGT. Sostanzialmente è la rappresentazione cartografica, e qui siamo partiti di nuovo, scusate, ma evidentemente c'è un problema di sovrapposizione. Se riesco a ritornare. Ok, a questo punto no, scusate, ma siamo ancora alla slide precedente, perdonate, ma qui ci deve essere. Ecco, ok, siamo arrivati alla slide corretta. Allora, il database topografico è la rappresentazione cartografica in formato digitale di tutto il territorio. Ha i propri riferimenti cartografici, quindi è georeferenziata nelle tre riferimenti, quindi XYZ, e quindi anche l'altezza. È multirisoluzione, quindi multiscala. Generalmente nelle regioni si va da una scala del 1000 fino al 10.000. Ha una come dire, robustezza a livello topologico e avendo una rappresentazione che è precisa, definita rispetto al territorio, quindi parte sia antropica che naturale, e ha diciamo, tutta la parte di geometrie, di tutta la parte di non solo come dire, linee, punti e poligoni, ma tutto questo viene come dire, coordinato, ben rappresentato, insieme a tutta la parte invece tabellare, quindi la parte alfanumerica che è una base in quanto associata a queste rappresentazioni cartografiche, permette anche una interrogazione ai più livelli, quindi è diciamo, fondamentale per poter realizzare delle analisi facendo delle query, delle interrogazioni per poter estrarre ulteriore informazione che è un'ulteriore, diciamo, ricchezza a livello di informazione per la parte geografica. Quindi sostanzialmente, arrivando al tema della pianificazione urbanistica e di settore, il DBGT è lo strumento principe.
è anche normato, come vedete, dal DPCM del 2011 e successive normative di settore. A questo punto l'utilizzo per il territorio è alle varie scale di governo, quindi quello che regione rende disponibile con il proprio database geotopografico è utilizzato ai livelli dei comuni, delle province. E poi, oltre che alla regione stessa, a un livello poi più ampio, quello nazionale. L'applicazione che è diciamo, di maggior interesse a livello comunale, utilizzando questo importante strumento del database geotopografico, è quella dell'urbanistica. Sostanzialmente si possono andare a come dire, digitalizzare le tavole di piano, adesso vedremo degli esempi. E si possono realizzare quindi diciamo delle previsioni di piano che sono collegate ovviamente alle trasformazioni che avvengono sul territorio in modo completo, preciso e puntuale. E chiaramente ogni regione ha le proprie leggi urbanistiche, per cui non è tutto, come dire, omogeneo, però soggiacciono a delle regole di tipo generale che sono le stesse per tutti, ovviamente. Nel tempo le regioni hanno costruito queste banche dati territoriali e hanno aggiunto anche delle informazioni che sono accessorie, che servono per monitorare delle politiche. Una per tutti, ad esempio, il consumo del suolo, su cui c'è una forte attenzione, sia per il merito proprio a livello ambientale del fenomeno, anche per poi la rigenerazione urbana e quant'altro. Allora, venendo quindi all'utilizzo, e andrò veloce perché vedo che il tempo poi scorre velocemente, scusate, prima diciamo le slide non hanno contribuito a come dire, andare in maniera fluida, però adesso cerchiamo di recuperare. Sostanzialmente quello che è l'uso di questo strumento, di questo DBGT, del database geotopografico, consente ai comuni e anche alle province che danno supporto di andare a informatizzare il lavoro dell'urbanistica dei comuni, quindi di andare a digitalizzare la tavola delle previsioni di piano. E per fare questo sono stati resi disponibili degli applicativi anche in formato open source per andare da una parte a standardizzare i contenuti del piano, quindi le specifiche di contenuto, attraverso poi chiaramente applicando regole semantiche e controlli stringenti da rispettare. Ma poi si possono andare a caricare, sfruttando le geometrie native del DBGT, una serie di livelli informativi che servono proprio per la pianificazione del territorio, quali ad esempio le aree del TUC, tessuto urbano consolidato, gli ambiti di trasformazione e così via. Poi tutte queste informazioni vengono, il disegno, in particolare gli shapefile, stiamo parlando di quello, caricate in un applicativo open source e attraverso una classificazione tipica dell'urbanistica e ulteriormente attribuendo delle informazioni che sono quelle che dicevo prima, ad esempio quelle del consumo del suolo, si va a come dire, completare un set informativo che può essere poi caricato nella banca dati regionale in modo da rendere questa informazione come dire, omogenea. E soprattutto, come dicevamo prima, secondo il principio del once only, unica, quindi un unico diciamo, caricamento nella banca dati. Questo è rapidamente un esempio di classificazione urbanistica, come vedete, e qui siamo tornati purtroppo al problema delle slide. Comunque, sostanzialmente si arriva a definire una tavola di piano, che scusate, ma qui siamo alle solite, perdonate, ma evidentemente c'è un problema di. Bisognava fare slide uniche e non. Allora, sostanzialmente lo racconterò. A questo punto, le tavole. Ecco, grazie regia, perché riusciamo a tornare un attimo indietro. Allora, lasciamola pure su questa. Sostanzialmente, il database geotopografico permette, come vedete qui a sinistra,
di avere una rappresentazione del territorio precisa ai livelli di dettaglio che si diceva prima, dal 1000 nel caso dell'urbanizzato fino al 10.000. Questo permette agli uffici comunali, tramite gli applicativi che dicevamo prima, o lavorando anche sul loro software, diciamo, dedicato, di produrre le tavole di piano e tutto quello che è l'informazione che viene associata. Quindi questa informazione associata è quella, ad esempio, della carta di consumo del suolo. Quindi si ottiene il doppio vantaggio di poter disegnare su una base dati cartografica standard per tutta la regione, per tutte le regioni, quindi gli enti possono avere dei riferimenti certi e univoci, e a queste previsioni di tavole a livello urbanistico aggiungono delle informazioni accessorie che possono come dire, monitorare dei fenomeni come la carta di consumo del suolo per tutte le politiche in questo ambito che sono, diciamo, assolutamente rilevanti per quello che ne hanno come conseguenza. Quello che è importante notare è come questa informazione è circolare, cioè le informazioni che vengono restituite dal livello locale al livello regionale e poi anche a un livello più alto nazionale, vengono poi rimesse come dire, nella disponibilità di tutti. Quindi è una circolarità delle informazioni che ne accresce il valore. Questo è l'obiettivo. Vediamo se riesco ad andare avanti e concludere. Siamo all'ultima slide. Quindi, oltre alla possibilità di scaricare, utilizzare il database geotopografico con gli applicativi, si possono anche scaricare nei vari formati, fra cui il formato, diciamo, Open GeoPackage, nel sistema di riferimento che usa l'ente locale, se non quello nazionale, che è il sistema RDN, Rete Dinamica Nazionale 2008. A questo punto bisogna anche sottolineare che il database geotopografico è disponibile anche in formati raster nelle varie, come dire, risoluzioni o in versioni semplificate, perché non è necessario utilizzare tutti i livelli informativi, e si selezionano solo alcuni che vengono, diciamo, resi disponibili, e questa versione semplificata è quella che poi utilizza sostanzialmente il tecnico comunale per disegnare il piano urbanistico e anche noi, diciamo, di regione per il PTR e quant'altro. In conclusione, l'accesso tramite il geoportale di Regione Lombardia, ma sicuramente di tutti i portali delle regioni italiane, è libero e quindi non necessita di registrazione. Questo è per poterne consentire la massima divulgazione in quanto strumento che porta la conoscenza in sé, ma anche per chiaramente ausilio alla pianificazione territoriale, come dicevamo. È importante dire che la promozione di questo strumento è in un'ottica di una maggiore divulgazione del patrimonio informativo, ovviamente del territorio, ma serve anche fare un'azione, diciamo, di supporto a livello formativo per poter utilizzare al meglio questi strumenti. Quindi, questo vuol dire rafforzamento delle competenze digitali, che è un obiettivo che le amministrazioni regionali si sono poste e su cui investono parecchie risorse. Ringrazio per l'attenzione, scusate per il bisticcio con le slide e passo la parola a Pierpaolo Milan. Buongiorno a tutti, grazie a Fabio Conzi. Prendo da lui il testimone e allargo l'orizzonte sul piano interregionale, sul piano sovraregionale, dovrei dire nazionale, ma abbiamo capito. Naturalmente il punto di partenza di questo mio intervento è ancora il database topografico, in quanto strato informativo, direi meglio, strati informativi essenziali sia per la realizzazione poi anche di strati tematici da esso derivati o informazioni su di esso costruite. Visto che parlerò di progettazione, i tempi sono un po' stretti, ho realizzato delle slide un po' verbose, ma così chi vuole poi approfondire può leggerle con calma, io vado a sintetizzare. Le strategie progettuali di cui vi parlerò sono tre,
Vado in ordine cronologico, la prima è già stata realizzata, le altre due sono sulla rampa di lancio. Sono state realizzate dalle regioni nell'ambito del CISIS, che è il Centro Interregionale per i Sistemi Informatici, Geografici e Statistici, organo tecnico della Conferenza delle Regioni, che tra l'altro sta anche subendo una metamorfosi in questo periodo, in quanto le competenze stanno entrando direttamente nelle commissioni di competenza a seconda delle materie della conferenza in maniera diretta. Lo scopo di questa progettazione di cui vi racconterò questa mattina è la valorizzazione del patrimonio informativo geografico delle regioni. L'obiettivo è quello di svilupparlo, diffonderlo, perché la elevata risoluzione spaziale, quindi il dettaglio dell'informazione messa a disposizione della regione e delle province autonome, è uno strumento fondamentale per il dispiegamento proprio della governance e la valutazione poi anche delle politiche pubbliche. Ecco il primo progetto, infrastruttura interregionale geografica di valenza nazionale. È stato un progetto che si è concentrato sull'individuazione e la messa a punto di linee guida e di strumenti condivisi, e chiaramente pescando da quelle che sono i contenuti delle infrastrutture dati regionali. E l'idea è quella di giungere alla predisposizione di servizi applicativi efficienti e che richiedono, per essere efficienti, un dettaglio anche di aggiornamento che può venire solo dal livello locale e che però non può esimersi di guardare a livello sovraregionale, quindi nazionale, e in questo le regioni svolgono appunto questo ruolo importante di intermediazione, non solo tecnologica ma anche gestionale. Il progetto ha messo a punto delle metodologie, ha messo in condivisione contenuti informativi delle infrastrutture dati delle regioni e delle province autonome e ha fatto una sperimentazione in particolare su degli strati che sono stati considerati come prioritari, vedete l'edificato, i gradi stradali, la toponomastica e la numerazione civica. Per far tutto ciò è stato deciso di adottare una specifica più agile, semplificata, è stata definita, di sintesi, sempre conforme chiaramente alla norma nazionale che prima Fabio Conzi ha citato, quella del 2011, e per poter gestire in maniera più sostenibile, no, questi dati ad alta risoluzione spaziale e costruire delle coperture informative a livello nazionale. Tant'è che il primo significativo progetto è quello del dataset nazionale degli aggregati strutturali italiani del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, che è stato realizzato proprio a supporto delle attività di rilievo del danno svolte sugli edifici a seguito di un evento sismico. Questo dataset è stato costruito proprio a partire dallo strato informativo dell'edificato messo a disposizione e estratto da tutte le infrastrutture dati delle regioni e poi anche correlato con il catasto. Naturalmente l'appetito viene mangiando e per cui si è visto che questi risultati dovevano essere inquadrati in qualche modo in un contesto più alto, un contesto, voglio dire, che abbracciasse queste iniziative e rilanciasse. E qui nasce il progetto PIGRECO, piattaforma per l'informazione geografica regionale condivisa. Anche qui gli obiettivi chiaramente spingono sul rafforzamento della capacità delle amministrazioni titolari della programmazione a dare risposta proprio alle esigenze dei territori, ma anche non solo esclusivamente degli specialisti, ma anche chiaramente di imprese e cittadini. E quindi una piattaforma per l'informazione regionale condivisa, anche per sostenere ulteriori attività progettuali specifiche di dettaglio. Il progetto PIGRECO contempla tra l'altro la costituzione di una comunità tematica delle regioni per l'informazione geografica, dopo vedremo che ruolo avrà, ve lo mostro tra poco. E chiaramente il desiderio è quello di coinvolgere sempre più soggetti pubblici, ma anche, come vedremo poi nel corso di questa giornata, anche privati, stakeholder e anche chiaramente l'ambito non solo pubblico e privato, ma anche accademico. Le ambizioni sono alte di questo progetto, adesso non mi soffermo su questa cosa perché richiederebbe molto tempo, ma pensate che la legislazione nazionale in materia geografica risale a più di 60 anni fa. E il contesto è cambiato decisamente, non solo a livello di produttori e fruitori, ma voglio dire anche dell'importante iniezione, voglio dire, che ha portato l'Information Communication Technology in tutti gli ambiti che in qualche modo sono stati toccati. E l'informazione geografica chiaramente ne è stata coinvolta in maniera significativa.
progetto Pre-Greco si propone pertanto di valorizzare e razionalizzare il patrimonio informativo geografico delle regioni e delle province autonome, innovare l'informazione geografica mediante l'impiego di tecnologie abilitanti, adesso vedremo quali, rafforzare le competenze digitali, perché senza le competenze questa innovazione non può essere realizzata, migliorare la governance dei processi programmatori e pianificatori delle singole regioni, ma anche a livello interistituzionale, e chiaramente condividere tutte queste esperienze. Questa slide schematizza le varie fasi progettuali. Come vedete, c'è la comunità tematica interregionale, che è il luogo sostanzialmente di contaminazione incrociata delle esperienze, incubatore per l'innovazione di settore, informazione geografica. E le tecnologie abilitanti che deve gestire sono quelle che sono qui citate: l'Earth Observation, Big Data, Machine Learning, IoT, sono tematiche non solo di moda, ma cruciali da affiancare a quelle tradizionali. Chiaramente, vedete, la comunità governa l'infrastruttura geografica, interregionale, federata, punto unico di accesso dei dati regionali, spazialmente omogenei, a copertura nazionale, conformi alla normativa nazionale, ma anche Inspire, dati aperti a servizio di tutte le componenti, non solo quelle specialistiche, ma anche quelle private. Chiaramente la comunità progetta cosa? Quello che già vi dicevo prima, servizi applicativi, che sono abilitati dall'infrastruttura geografica. Quindi servizi non solo di base che conosciamo, visualizzazione, interrogazione, ma anche innovativi, indicatori per, ad esempio, per gli obiettivi dell'Agenda 2030, e chiaramente su base nazionale, a supporto degli ecosistemi, voglio dire, trasversali, quindi la governance dei processi decisionali e programmatori anche per l'ambiente, la sanità, la protezione civile. Chiaramente tutto questo implica che la comunità si occupi anche di formare competenze digitali in capo agli enti pubblici. Qui faccio una leggera esplosione della cosa per darvi l'idea che appunto questo è un progetto quadro che vuole informare poi la comunità geografica per darle la possibilità anche di realizzare progettazioni specifiche. Qui vedete un po' di possibili output progettuali che stanno all'interno di questa cornice più ampia. E quindi appunto già vediamo subito un'applicazione. Altro progetto interregionale, strumenti per una governance condivisa dei processi gestionali applicativi delle basi dati di copertura e uso suolo regionali. Questo è un tema molto caro alle regioni, in cui il CISIS ha lavorato anche negli anni passati, e sostanzialmente si doveva in qualche modo approcciare le tecnologie più recenti, le novità in materia anche normativa, sia a livello nazionale che sovranazionale. E quindi vedete richiamate qui le tecnologie abilitanti di cui vi ho già detto, e che devono essere affiancate a quelle tradizionali per evolvere e innovare anche in questi ambiti. L'obiettivo di questo progetto è individuare metodologie per mettere a punto strumenti di governance condivisa da un punto di vista gestionale applicativo su questo specifico tema della copertura e dell'uso suolo, e per sperimentare anche nuove metodologie anche sulla scorta di esperienze già realizzate o da realizzare con casi d'uso all'interno delle regioni partecipanti al progetto. Qui vi metto uno schema sintetico di quelle che sono poi le azioni delle singole attività progettuali. Come vedete, vengono richiamate concetti e fasi che avete visto nel progetto precedente, perché bene o male quello è un progetto quadro, e quindi qui però voglio puntare l'attenzione non solo sulla community, sarà una comunità di pratica, come si dice all'interno della comunità tematica, che affronta temi più ampi e che coordina vari ambiti disciplinari, ma soprattutto evidenzio la fase L4, che è quella della relationship, quindi dei rapporti fondamentali. Abbiamo visto il livello locale, ma è importante anche il livello nazionale e il livello sovranazionale. Quindi a livello nazionale, qui per il tema specifico affrontato da questo progetto, chiaramente è citata Ispra, ma per quanto riguarda il livello, ad esempio, comunitario, vedete Copernicus, Nereus,
chiaramente perché l'obiettivo è quello di gestire delle attività coordinate e delle progettualità condivise che partono dal livello locale e arrivano fino a quello nazionale e sovranazionale. E concludo, come avete visto, tutto ciò è inserito in una logica complessiva che vuole coordinare le azioni delle regioni e delle province autonome per quanto riguarda l'informazione geografica. Pi greco è coerente quindi con questa gestione condivisa di tutti i livelli della pubblica amministrazione ed è già pronto per confrontarsi con quelli che sono gli obiettivi e le missioni specifiche individuate nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che dovrebbe anche essere fonte di finanziamento per iniziative di questo tipo. Io vi ringrazio e lascio la parola al professor Vico. Grazie. Siamo in ritardo, ma diciamo non ancora disastroso. Abbiamo capito il ruolo fondamentale del database geotopografico rispetto alle infrastrutture di dati territoriali regionali. Va assolutamente sottolineato che dietro a questo prodotto, risultato, c'è un lavoro che grossomodo 25 anni, con una capacità di concettualizzazione, eccetera, eccetera, molto significativa, che peraltro è stata in una certa misura bottom up, cioè è venuta fuori dal coordinamento, dal lavoro congiunto delle regioni. Adesso passiamo alle questioni, quei punti in rosso, il primo di quei punti in rosso che avevamo individuato come risultato di questo dibattito planetario, come l'ho definito. Quindi Delio c'è lì. Buongiorno a tutti. Vai. Buongiorno professore, io intanto lo ringrazio per l'invito e l'organizzazione di questo webinar, perché non è stato facile mettere insieme tutti i colleghi che partecipano oggi. Cercherò di andare abbastanza velocemente per recuperare un po' il tempo. Non dati ma informazione si chiama la mia relazione. Cosa vuol dire? Che i dati non sono informazioni? Anzi, dipende come vengono utilizzati i dati. Bisogna saperli usare perché i dati diventino informazione. Siamo già entrati ormai da un po' di anni nella quarta rivoluzione industriale. L'importanza dei dati. Spesso sentiamo parlare del dato come nuovo petrolio del futuro. Attualmente i dati servono per sviluppare nuove tecnologie, big data, intelligenza artificiale, automazione, sentiamo i 5G, i sensori IoT, tutta una serie di nuove tecnologie che ci aiutano nella vita quotidiana. Ovviamente i dati servono per sviluppare nuovi modelli di business. Pensiamo, un nome per tutti, Google e tutto quello che Google, il mondo Google rappresenta. Ovviamente un concetto nuovo, quello dell'economia della conoscenza, basata sui dati e sulla conoscenza esistente e sull'applicazione e soprattutto sui servizi che i dati mettono a disposizione. L'esplosione dei dati e delle applicazioni e delle nuove tecnologie, questa è l'importanza di questo periodo che, come lei accennava nell'introduzione. Sappiamo che oggi almeno l'80% delle informazioni utilizzate e prodotte dai governi locali e dalle pubbliche amministrazioni sono di tipo geospaziale. E sicuramente l'altro 20% lo può diventare. Dati statistici possono diventare dati geografici, dati alfanumerici di ogni tipo possono in qualche modo diventare ed essere rappresentati dal punto di vista spaziale. Cosa permettono i dati spaziali? Permettono di affrontare tutte le nuove sfide globali, dai cambiamenti climatici, la salute, adesso siamo in periodo di pandemia, capire come si sposta il virus, l'urbanizzazione sostenibile, il cambiamento della società e anche il tema della sicurezza, diciamo un po' trascurato nell'ultimo periodo, ma sempre in auge. Ecco, qui ho messo una slide, vado velocemente, poi comunque rimane agli atti. I dati hanno valore solo se utilizzati per risolvere dei problemi o rispondere a delle necessità. Un dato fine a se stesso non serve a nessuno. E introduco un concetto, un servizio collegato a un dato, se non è utilizzato non serve a nessuno. Ecco,
Qui parliamo di uno dei termini che ha usato anche lei all'inizio per descrivere le IDT, le SDI, e la conoscenza sulle infrastrutture geospaziali. Allora, bisogna porre il mondo dell'informazione geografica al centro della co-creazione e della conoscenza. L'informazione geografica attualmente è essenziale per la conoscenza. Bisogna fare un focus sulla conoscenza per prendere delle decisioni e risolvere dei problemi. Non sono sufficienti solo i dati, come dicevo all'inizio, bisogna saperli utilizzare, interpretare, essere aiutati a interpretare i dati. Il decisore politico spesso, utilizzando il dato fine a se stesso, non è capace di inserirlo nella problematica o nel contesto di cui tratta. Bisogna comunque aiutarlo utilizzando degli strumenti come le infrastrutture. Diciamo che utilizziamo una rete di governance, di tecnologia, di dati e di persone. Questo è la nuova SDI, questa è la tecnologia delle nuove infrastrutture. Si mira a promuovere comunque l'informazione geografica come business di tutti. Io rappresento una pubblica amministrazione, non l'ho detto all'inizio, lavoro per la Regione del Veneto nella direzione ICT e agenda digitale. Bisogna che i dati siano business per tutti, non solo delle grandi imprese private, come poi accennerà anche il mio collega Umberto Trevidoni verso la fine, ma di tutti, delle pubbliche amministrazioni in genere. L'obiettivo quindi è quello di sviluppare un mondo sostenibile. Il collega Pierpaolo Milla citava prima l'Agenda 2030, adesso c'è il PNRR che comunque col dato qui, i dati geografici, ha molto, anzi moltissimo a che fare, anche se se ne parla poco a livello ministeriale, a livello statale. Le persone devono essere unite, le organizzazioni, l'ambiente, il territorio devono beneficiare della geospatial knowledge. Questo è l'importanza del dato nel nuovo millennio. Ecco perché è dato come petrolio del futuro. Allora, le informazioni geospaziali sono disponibili in modo continuativo, continuamente aggiornato e sempre preciso ed accurato. I dati prodotti dalle pubbliche amministrazioni sono dati certi e certificati. Le informazioni geospaziali sono disponibili a tutti i livelli. Chi più, chi meno, come diceva il professore all'inizio, ha un'infrastruttura che funziona bene o male, a livello locale, nazionale, ma soprattutto anche a livello globale. Non voglio fare riferimento a infrastrutture spaziali, regionali o altro. Sappiamo tutti quali sono. Il pubblico anche è un pubblico che segue spesso questi webinar, quindi vado avanti. Bisogna cercare di creare un singolo e comprensivo ecosistema digitale. Le infrastrutture devono essere collegate tra di loro. I servizi messi a disposizione dalle varie infrastrutture regionali dovrebbero collegarsi a quelle nazionali e viceversa. Quelle locali dei comuni dovrebbero collegarsi a quelle regionali e nazionali. I dati devono essere decentrati, sono decentrati grazie al web, grazie alla banda ultralarga che sta facendo anche un ottimo lavoro per portare in la capillarità, la diffusione, perché come sappiamo tutti i dati geografici sono dati pesantissimi da utilizzare. L'agilità, l'innovazione, l'agilità nelle soluzioni, trovare sempre nuove tecnologie, sia nel mondo open source che nel mondo proprietario, questo non è un problema, l'importante è come si utilizzano le infrastrutture. E dicevo appunto anche le soluzioni collaborative, sviluppo modelli predittivi, l'intelligenza artificiale, il BI, queste sono tutte le nuove tecnologie che un po' alla volta si stanno unendo all'informazione geografica per favorire il suo utilizzo, per farla entrare nel mondo della politica, nel mondo del business, nel mondo della governance. L'informazione geografica è cruciale, deve essere capita, interpretata, devono essere aiutate le persone a capirla e a utilizzarla soprattutto. Ecco, qui ho fatto un focus, grazie a un collega, mio collega Andrea Simenzato, che mi ha aiutato a reperire i dati delle PA in Italia. I dati sono aggiornati al 19 e provengono dal Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali. Ringrazio anche Agid per l'ospitalità, tra l'altro. Vediamo che la maggior parte dei dati all'interno del repertorio sono dataset. Poi ci sono le serie, poi sono i servizi. Sono tutte parole che per un non addetto ai lavori sembrano un po' sinonimi oppure da difficile interpretazione. Andiamo ad analizzare un attimo che cosa vogliono dire. I servizi. I servizi sono tutta una serie di strumenti che vengono messi a disposizione, diciamo così, dell'utente finale per l'utilizzo dei dati.
l'ho detto un attimo in maniera ampia, c'è il servizio di download, in questo caso si chiama di scaricamento, cioè l'utente finale può prendere il dato, lo scarica e lo utilizza in locale. Qual è il problema? Che in questo caso l'utente che ha nel suo computer un dato scaricato ieri, probabilmente quel dato, se è aggiornato oggi, non è più così utilizzabile per lo scopo, perché ovviamente ha delle criticità, oppure perché appunto, come dicevo prima, non è aggiornato, quindi l'utente dovrebbe riscaricarlo in continuo. Questo viene ovviato utilizzando appunto i servizi, qui vediamo i servizi di visualizzazione. I servizi di visualizzazione sono superiori ai dati, questo cosa ai dati scaricabili. Questo cosa vuol dire? Che molti dati possono essere utilizzati per la visualizzazione, ma magari non possono essere usati per lo scaricamento. Per esempio, per tutti i dati catastali possono essere utilizzati come visualizzazione tramite un servizio che poi vedremo, ma non come download. Questo dipende dalla politica dell'ente che li pubblica, insomma. Qui vado oltre, vedo che manca poco, i servizi tutti li conosciamo, sono comunque standard Inspire, ci sono anche i protocolli per l'utilizzo dei servizi, qui un tipo di servizio, vado avanti, le slide comunque rimangono, i servizi WMS per la semplice visualizzazione delle mappe e delle immagini, quindi raster, sono leggeri, facili da utilizzare, ovviamente ho messo degli esempi della mia regione, la regione del Veneto, possono essere interrogati, sono comprensivi di licenze, comunque sono dati che per essere utilizzati e capiti devono essere comunque spiegati e devono essere utilizzati attraverso degli strumenti particolari che sono appunto i geoportali, i visualizzatori, perché un dato scaricato, se non è, diciamo così, se la persona che lo scarica non lo sa utilizzare, non lo sa interpretare, è un dato perso. Qui passo avanti. Che questo sono i VFS, i servizi di visualizzazione dei dati vettoriali, si possono essere effettuati di download, possono essere interrogati, si può fare la modifica online, qui diciamo il mondo si apre, ci vorrebbe 2 ore solo di tempo per parlare di questa tematica. Il servizio di catalogo, ecco qui mi soffermo un secondo in più, è essenziale catalogare i dati e rendere disponibile un servizio di catalogo con relativo metadato, perché l'utente finale, che sia un'altra pubblica amministrazione, che siano i cittadini, devono assolutamente conoscere i dati prodotti dalla pubblica amministrazione. Devono sapere quanti dati vengono prodotti, devono sapere che licenza ha il dato, devono sapere che utilizzo ne possono fare. Qui riprendo velocemente la slide che anche all'inizio ha messo il professor Vico, quindi i principi di FAIR. La trovabilità, l'accessibilità, l'interoperabilità e la riusabilità dei dati. Qui potremmo entrare nella tematica delle licenze, ma il tempo ormai è verso il termine, quindi vado avanti. Ricordo l'utilizzo delle API per l'integrazione di servizi. Ecco, l'ultima slide e poi passo la parola al professore. Non solo dati, ma informazioni. Allora, cosa sono le informazioni? Le informazioni ovviamente sono i dati in tutte le loro forme. E il dato è una fotografia al momento del download. Qui intervengono i servizi. Cosa sono i servizi? Sono informazioni, diciamo così, visualizzabili in tempo o magari reale, sono dinamici, sono aggiornati direttamente dalla fonte. Dati e servizi non sono sinonimi, ma sono ovviamente tutt'uno all'interno dell'infrastruttura. I metadati di cui parlavo prima, imprescindibili, le pubbliche amministrazioni devono metadatare tutte le loro informazioni e anche quelle che andranno a fare. È necessario fornire agli utilizzatori finali le informazioni utili e utilizzabili nella maniera più semplice e immediata possibile. Se non forniamo le informazioni che servono, il dato non ha senso di esistere. È necessario formare e informare l'utilizzatore finale, ovviamente, sull'utilizzo dei dati geografici e accompagnare, importante sottolineare la parola accompagnare, i decisori nella corretta interpretazione dei dati. Frase e chiudo per lanciare una provocazione. Non sempre saper usare il Word significa saper scrivere. Quindi non sempre saper utilizzare uno strumento non significa saper interpretare il dato. Io vi ringrazio, lascio i miei riferimenti qui alla fine, se avete domande potete anche mandarmi una mail. Grazie professore per l'opportunità. Grazie Delio. Al fondo hai lanciato, diciamo, il collega della Regione Lazio
sul ruolo degli utenti, che deve essere un ruolo attivo, deve essere un ruolo consapevole. Quindi Simone, vai con il tema tuo concentrarsi sugli utenti. È un altro dei mantra che circolano a livello planetario. Perfetto, ti ringrazio professor Vico, buongiorno a tutti. Appunto, io mi focalizzerò invece sulla parte degli utenti. Abbiamo visto negli interventi precedenti come i dati siano una componente fondamentale, molto importante, di una infrastruttura dati territoriale. Sappiamo che è una delle componenti, altre componenti che generalmente si nominano un'infrastruttura sono l'hardware, il software, gli accordi, ma soprattutto anche gli utenti, perché poi sono gli utenti coloro che da una parte popolano, gestiscono, aggiornano le banche dati che vengono caricate sulle rete disponibili attraverso le infrastrutture, dall'altro sono sempre gli utenti che poi ne fruiscono per i più, vari, per le più varie finalità. Infatti nel tempo queste piattaforme hanno raccolto sempre più dati di diverse tematiche e possiamo considerare strumenti di tipo generico, general purpose, proprio perché permettono di analizzare il territorio sotto tanti punti di vista. Questo comporta che anche l'utenza di una piattaforma come l'infrastruttura dati territoriale sia piuttosto variegata. C'è sicuramente la pubblica amministrazione, chiaramente i funzionari, i tecnici della pubblica amministrazione adoperano questo strumento per semplificare la verifica, la valutazione delle pratiche, delle proprie istruttorie, delle proprie pratiche, ad esempio autorizzazioni paesaggistiche, autorizzazioni di pianificazione e quant'altro. Ci sono sicuramente le imprese e i professionisti che usano i dati pubblicati sulle infrastrutture per magari generare delle app o per creare dei progetti proprio magari per presentarli alla pubblica amministrazione. Ultimamente, anzi già da tempo, anche grandi player come Google, OpenStreetMap utilizzano i dati presenti nelle infrastrutture, in particolare il database di cui si è parlato prima, per integrare i contenuti delle proprie banche dati. C'è poi il bacino di studenti e enti di ricerca che utilizzano questa enorme mole di dati per approfondire i propri studi e poi ci sono i cittadini che utilizzano questo strumento che nel tempo è diventato sempre più semplice anche da utilizzare per trovare prime risposte alle loro curiosità, banalmente sapere magari nella zona di interesse dove è la propria abitazione se ci sono vincoli ambientali, vincoli urbanistici o quant'altro. Per quanto riguarda l'utenza, possiamo dire che uno spartitacque nella gestione degli utenti è quella dell'introduzione del concetto di open data, di dato libero. Sappiamo appunto che è partito negli Stati Uniti con la presidenza Obama all'incirca nel 2009 come dal punto di vista formale, e poi pian piano è arrivato in Europa, in Italia i primi atti formali sono stati fatti nel 2011. Ora, prima di questa apertura dei dati, generalmente alcune regioni distribuivano il proprio dato intanto su richiesta, per cui bisognava fare una richiesta formale alla regione per ottenere un dato, in alcuni casi anche a pagamento e con difficoltà chiaramente di riutilizzo del dato, perché generalmente a questi dati hanno applicato delle licenze proprietarie che non ne permettevano tanti utilizzi. Con l'introduzione di questo concetto di open data, quindi nel momento in cui anche le pubbliche amministrazioni hanno cominciato ad abbracciare questo passaggio, c'è stata una rivoluzione. Oggigiorno praticamente quasi tutte le regioni distribuiscono i propri dati online liberamente in open data. Generalmente tutti i dati sono associati a delle licenze d'uso aperte come la Creative Commons by 4.0 o l'Italia Open Data License 2.0, per cui generalmente si può fare qualunque cosa con questo dato, anche riuso, anche a scopo di lucro, e l'unico vincolo che permane è quello di nominare qual è la fonte del dato. Cosa ha comportato appunto questa apertura dei dati? Ha comportato che quasi tutti i geoportali oggigiorno presenti online non richiedono all'utente neanche la registrazione, perché fondamentalmente un utente può accedere al geoportale in maniera totalmente anonima,
cercare i dati, può scaricarli, può navigarli, può interrogarli, tutto questo senza dire chi è fondamentalmente. E addirittura è possibile, come abbiamo sentito prima, utilizzare anche questi dati in da remoto, utilizzando gli standard di interoperabilità, quindi WMS, WFS, WCS, per cui nessuna necessità di registrare l'utente, piena apertura e possibilità di accedere ai dati senza nessuna registrazione. Generalmente altri geoportali danno comunque la possibilità di loggarsi, ma questa possibilità è data soltanto per magari personalizzare l'esperienza di navigazione, per accedere a dati sensibili, perché non tutto chiaramente può essere pubblicato, alcuni dati hanno un contenuto sensibile che va protetto e l'accesso va ristretto a determinati utenti. Oppure per accedere a servizi applicativi che o perché accedono a dati sensibili o perché da lì parte un procedimento amministrativo, quindi sotteso c'è effettivamente una procedura amministrativa di autorizzazione, ad esempio. Quindi in questi casi è necessario chiaramente identificare l'utente e si permette il login alla piattaforma. Oltre alle modalità, diciamo, di registrazione sul portale, la maggior parte dei geoportali si stanno adeguando alle altre forme, diciamo, di connessione, quindi tramite lo SPID, tramite la carta d'identità elettronica o tramite la carta nazionale dei servizi. Quindi sono tutte modalità che i geoportali odierni permettono, danno la possibilità appunto all'utente di collegarsi. Ora, che cosa ha comportato anche questa introduzione dell'open data? Dato che appunto non c'è più la possibilità di richiedere all'utente tramite un modulo di richiesta di sapere chi è l'utente, quali competenze ha, per quali finalità magari chiede una certa banca dati, tutto questo è andato a finire perché appunto l'accesso è completamente libero. E però questa è un'informazione molto importante per le regioni perché sapendo chi è l'utente che utilizza l'infrastruttura è possibile anche migliorare i servizi che vengono offerti, capire quali banche dati magari andare ad aggiornare, ad integrare, a caricare. Per ovviare quindi a questo deficit di informazione, la maggior parte delle regioni hanno attivato canali alternativi di comunicazione bidirezionale con la propria utenza. Alcuni già erano presenti, ad esempio l'Helpdesk, tutti i geoportali anche prima avevano hanno una pagina dei contatti o di aiuto dove c'è l'elenco delle persone da contattare in caso di si vogliano informazioni sui dati, sui servizi, su come arrivare ad una certa informazione o anche magari per comunicare malfunzionamenti. Diverse regioni utilizzano il canale dei questionari online, quindi con una certa periodicità vengono pubblicati sulle pagine del geoportale questi questionari di gradimento per sapere appunto chi è l'utente, che competenze ha, quali problematiche riscontra o come vorrebbe migliorare. E questo in particolare è un canale molto importante perché chiaramente chi investe, chi decide di investire alcuni minuti per compilare un questionario perché magari vuole comunicare qualcosa di puntuale, di preciso, quindi delle regioni è un canale molto importante per avere un feedback su come sviluppare ulteriormente la propria piattaforma. Un altro tema importante, un altro canale importante è quello dei webinar, perché avere utenti è importante chiaramente. Avere utenti esperti è ancora più importante, per cui diverse regioni si stanno organizzando con alcuni webinar formativi o informativi che permettono all'utente di intanto sapere, avere i concetti di base della crittografia, cosa significa vettoriale, RAST, cosa sono i servizi, OGC e così via, e poi chiaramente su come utilizzare al meglio anche la piattaforma e i vari geoportali, i servizi che possono offrire. E infine un altro canale utilizzato da alcune regioni sono le newsletter che periodicamente vengono inviate a tutti gli iscritti e in alcuni casi anche i canali social media che permettono anche in questo caso di avere una comunicazione bidirezionale e diretta con l'utenza. Infine, alcune statistiche raccolte dalle interviste appunto pubblicate sulla rivista Geomedia danno alcuni numeri, ad esempio 17.000 utenti unici al mese, 150.000 visualizzazioni al mese, 1 milione di chiamate ai servizi WMS. Sono chiaramente numeri, ma fanno capire come
le infrastrutture in realtà non sono morte come sentivamo in uno dei primi interventi, ma sono ben vive e sono in crescita tra l'altro, perché nel tempo chiaramente stanno crescendo il numero di utenti che si collegano a queste infrastrutture, il numero di dati che vengono richiesti e che sono necessari per trasformare i dati in informazione. Quindi in realtà sta crescendo sempre di più questo numero, e in particolare in questi 2 anni purtroppo di pandemia, con l'attivazione anche dello smart working, è cresciuto sempre di più questo numero, perché anche chi ha necessità di queste informazioni, non potendo andare nei vari uffici, si è collegato a questi geoportali per avere queste informazioni in tempo reale o per poterle scaricare. Quindi in realtà questi numeri e la crescita che c'è dietro fanno capire quanto siano importanti queste infrastrutture e quanto sia importante svilupparle e formare le persone nel loro utilizzo. Io vi ringrazio e passo la parola al professor Duco. Buona giornata. Grazie. Nel dibattito internazionale circola il concetto di expert users e si enfatizza il ruolo della community. Ecco, questi sono aspetti cruciali su cui è assolutamente necessario trovare dei canali per far sì che ci sia un'interazione più precisa tra la struttura dell'infrastruttura di dati e gli utenti. Il prossimo intervento è di Gianni Siletto, che no, Gianni Siletto. Eccomi. Eccolo, Gianni Siletto, che parla di Inspire. Noi sappiamo che Inspire è un'iniziativa di grande rilevanza europea, che ormai è formalmente partita con la direttiva nel 2007, ma ha una storia precedente. In un documento ufficiale, diciamo così, del Joint Resource Center della Comunità Europea, scrivono nel 2020, dopo 13 anni dalla entrata in vigore della direttiva, non c'è una singola nazione che abbia già raggiunto completamente l'implementazione come era prevista nella roadmap. Cioè, diciamo, ci sono dei problemi. Gianni Siletto ci parla di questi problemi visti dal punto di vista delle regioni. Prego. Ecco, grazie mille Franco, grazie a tutti, buongiorno a tutti. Allora, io sono Gianni Siletto, lavoro in Regione Piemonte e collaboro da qualche anno con il CISIS, con i gruppi nazionali che si occupano di questa materia. Allora, vediamo. Ok. Allora, naturalmente la direttiva Inspire nasce più o meno negli anni 2000-2007, viene approvata, ma non arriva nel nulla, a terra. In Italia, in una situazione dove l'informazione geografica era, diciamo, abbastanza vivace comunque. In Italia abbiamo 5 organi cartografici dello Stato, come stabiliti da una legge che è già stata citata in una delle prime, dei primi interventi, no? Ormai abbastanza vecchiotta, perché risale al 1960. Le regioni, dal momento della loro istituzione negli anni 70, della loro piena operatività, diciamo, hanno prodotto cartografia con un ritmo abbastanza serrato, perché ovviamente la cartografia dettagliata a scala locale è fondamentale per tutte le azioni di governo del territorio, quantomeno, ma insomma di pianificazione su tutti gli ambiti. Un altro spunto interessante viene dall'intesa Stato-Regioni degli anni, fine anni 90, che ha cercato in questo quadro un po', diciamo, variegato di fare un po' d'ordine, con l'obiettivo dichiarato di creare un'infrastruttura geografica nazionale, quindi prima della moda, diciamo, che è venuta poi un po' dopo. Questa iniziativa ha prodotto diversi benefici,
diverse cose buone, diciamo. Forse quella più conosciuta sono le specifiche per i database geotopografici, di cui è stato parlato ampiamente negli interventi precedenti, ma anche delle specifiche sulle reti geodetiche e sulla costruzione dei DTM. Da quell'iniziativa lì è scaturita forse la prima cartografia a scala di dettaglio 10.000 a scala nazionale, che è il DB Prior 10.000, che immagino tutti conosciate. Allora non trovo mai il tasto, eccolo qua. Ecco, a quell'epoca, più o meno in quegli anni, le regioni italiane avevano già sviluppato dei geoportali o comunque dei siti web da cui ricavare informazione geografica, scaricare dei dati. Questa immagine è presa da un documento del GRC, e quindi di Alessandro Annoni, che è stato uno dei rappresentanti nella formazione della direttiva Inspire, diciamo, del 2004, che testimonia appunto come ci fosse una certa qual vitalità nella produzione di cartografia. Sempre in quegli anni lì nasceva una delle prime versioni del portale cartografico nazionale, quindi, come dire, Inspire non arriva in un deserto, arriva in una situazione in cui le regioni e anche lo Stato avevano delle cose da offrire, diciamo. Finalmente nel 2007 esce la direttiva Inspire, con il recepimento che, come sapete, poi è avvenuto qualche anno dopo, nel 2010. La direttiva ha sostanzialmente lo scopo di rendere omogenee e condivisibili le informazioni di carattere ambientale georeferenziate, quindi riferite a oggetti geograficamente definiti. Prevede un'infrastruttura per l'informazione territoriale, questo è tratto dall'articolo 3 della direttiva, per usare i termini ufficiali, diciamo, che prevede i metadati, i set di dati territoriali, i servizi relativi ai dati territoriali, i servizi e le tecnologie di rete per rendere fruibili i servizi geografici e accordi in materia di condivisione. Quindi sostanzialmente definisce delle regole condivise. Allora, le infrastrutture regionali hanno seguito sostanzialmente la direttiva e hanno abbastanza rapidamente, oserei dire, trasformato, standardizzato i metadati, i cataloghi di metadati, e anche i loro servizi. Direi che ad oggi quasi tutte o tutte, direi, le infrastrutture regionali contengono dei cataloghi di metadati abbastanza coerenti anche alle ultimissime versioni delle regole definite dalla direttiva europea, espongono dei cataloghi di metadati, espongono dei servizi di visualizzazione o anche di scarico attraverso una modalità semplice, diciamo, attraverso dei dataset predefiniti o anche attraverso dei servizi UFS, insomma, un po' più evoluti, ecco. Quasi tutte o tutte le infrastrutture regionali italiane sono a questo livello per quanto riguarda appunto metadati e servizi. La situazione... Ah no, ecco, dimenticavo. Questa è una slide che ho rubato a Carlo Cipolloni in uno dei webinar di questo ciclo, che fa vedere come la distribuzione dei dataset del monitoring di quest'anno, monitoring SPI di quest'anno, si distribuisce appunto tra le amministrazioni regionali e le amministrazioni centrali, solo per sottolineare il fatto che le amministrazioni regionali detengono e espongono un grandissimo numero di dataset distribuiti in un ampio spettro di materie, non solo quelli di cui è stato parlato molto stamattina legati alla cartografia di base, ma anche su ambiti ambientali e di uso del territorio, eccetera, no? Quindi diciamo siamo messi abbastanza bene. Abbiamo una ricchezza, un patrimonio di dati molto ricco. Abbiamo visto che mediamente per quanto riguarda metadati e servizi siamo anche in regola con le regole di implementazione di Inspire,
E per quanto riguarda i dataset, qui forse abbiamo qualche problema in più, nel senso che in generale il processo di adeguamento delle infrastrutture regionali alle data specification di Spire è stato abbastanza parziale per quanto riguarda i dati, per i motivi che magari vediamo dopo, mentre è stata data sostanzialmente maggiore attenzione alla promozione dei sistemi geografici, alla pubblicazione dei dati, un po' meno appunto alla conformità dei dati alla direttiva. Allora, i dati delle infrastrutture regionali, abbiamo visto già, è già stato parlato di questo, Fabio Conzi ci ha fatto una abbastanza lunga disamina dei dati contenuti nelle infrastrutture. In molti casi questi dati hanno una storia lunga, nel senso che nascono ben prima della uscita della direttiva, alimentano servizi e applicazioni consolidate da tempo, che quindi è anche difficile magari cambiare, ma soprattutto rispondono a norme locali o nazionali, peraltro non sempre coerenti tra loro, e molte volte non del tutto coerenti con le specifiche, le data specification della direttiva europea. Sicuramente le regioni hanno fatto uno sforzo grandissimo per aggiornare, per cercare di arrivare a una coerenza nell'aggiornamento cartografico, coerenza verso la specifica nazionale dei database geotopografici che abbiamo già sentito nominare più volte. In azzurro sono sostanzialmente le regioni che hanno già un database geotopografico pubblicato, in giallo quelle che lo stanno finendo, insomma, ecco, quindi vediamo che il panorama è molto ampio e abbastanza coordinato. Ecco qua. È chiaro che la traduzione da questo modello dati verso il modello Inspire non è semplice, non sempre è possibile. Ci sono anche problemi di tassonomie, di classificazioni che non sono coerenti e quindi diventa complicato fare una semplice trasformazione. Anche la trasformazione in un nuovo schema logico e fisico di una banca dati già esistente non è semplicissima, comunque ha dei costi. Su queste cose si stanno facendo delle attività, non è che si resti lì a guardare aspettando che succeda qualcosa. Alcuni tentativi sono stati anche presentati in questa serie di webinar, penso ad esempio ai temi anche molto specifici sulle infrastrutture in sottosuolo, su PEL, su ANCSU, eccetera. In questi anni è stato anche sviluppato un tool che dovrebbe consentire una modellazione, una trasformazione dallo schema logico del database geotopografico secondo regola nazionale agli schemi dati di Inspire, che ha mostrato una grande complicazione nell'utilizzo, insomma una grande complessità nell'utilizzo. Rapidissimamente le conclusioni. In generale, come abbiamo visto, le infrastrutture regionali hanno provveduto a sviluppare cataloghi, metadati e servizi conformi o mediamente conformi con la direttiva. Un discorso diverso è quanto riguarda i dataset. Questo forse è dovuto al fatto, tra il resto, che gli utenti principali delle infrastrutture regionali sono mediamente i livelli sottordinati, i comuni principalmente, che non hanno delle esigenze particolari in merito a essere compliant con le data specification. E quindi molte volte il rapporto costi-benefici non è favorevole, ecco. L'altro motivo, probabilmente, secondo me, è che ci sono anche troppe regole che si sovrappongono tra livello locale, nazionale, europeo e questo non aiuta a avere dei dati univoci o strutturati nello stesso modo. Cosa si può fare per risolvere questa questione? Io francamente non ho una soluzione se non dire che magari delle risorse per affrontare questi costi potrebbero arrivare da qualche azione del PNRR, oppure dire che in ambito normativo qualche iniziativa di semplificazione, di aggiustamento delle norme, di re rendere coerente le norme potrebbe venire dall'attività della Consulta Nazionale per l'Informazione Territoriale Ambientale. Vi ringrazio dell'attenzione e ho finito. Benissimo, grazie. Inspire non va imbalsamata e va usata.
Adesso passiamo a Umberto Trivelloni, eccolo lì. Lui presenta l'ultima delle questioni in rosso emergenti da questo dibattito planetario. L'abbiamo posta al fondo perché probabilmente è quella che dà una prospettiva più verso il futuro. Vai, Umberto. Grazie Franco, cercherò di stare assolutamente nei tempi e approfitto per ringraziare naturalmente l'organizzazione Agrit e Formez, ma permettetemi soprattutto il professor Vico proprio per questa idea, un percorso, quello delle interviste che è iniziato diversi mesi fa e che è stata soprattutto per me, credo anche per i colleghi, una grande opportunità di fare il punto sulla situazione, non soltanto di condividere le esperienze e le informazioni, ma anche di ripensare alcune opinioni che avevamo, di rifocalizzare l'attenzione su alcuni aspetti sui quali magari fino a questo momento avevamo pensato a soluzioni di un certo tipo, ora se ne aprono altre, anche in termini a volte di criticità. Un esempio di criticità che ho in qualche modo imparato da questa esperienza è proprio quella che riguarda il concetto di geospatial ecosystem. Vedete qui la situazione nelle regioni, con questa prima slide intendo dire quello che emerge dalle 5 interviste che, come opportunamente ha richiamato nell'introduzione il professor Vico, sono 5 interviste, direi casuali, a campione di 5 regioni italiane, 5 tra le 21 regioni e province autonome, ma rappresentano una situazione che in qualche modo è indicativa di un quadro più complessivo degli enti di questo livello. E l'analisi dello stato di fatto ci dà un quadro omogeneo in termini di geospatial ecosystem e ci riscontriamo che un po' tutti noi pensiamo o pensavamo al momento delle interviste, quantomeno che sarebbe una cosa molto interessante poter sviluppare, far crescere, immaginare, progettare, evolvere sistemi di questo tipo, diciamo ibridi o condivisi. Però dalle interviste emerge anche che non ci sono grandi esperienze, cioè diffuse e sistematiche in questo campo. Ovviamente non possiamo considerare l'acquisizione di dati commerciali come un geospatial ecosystem, quello è una semplice fornitura come avviene sostanzialmente per la gran parte della formazione dei dati geografici. E chiaramente ci sono delle differenze fra i funzionamenti dell'SDI e degli apparati pubblici e degli apparati privati, chiedo scusa, e questo anche si evidenzia nelle informative, nelle interviste. E in ultima analisi, sempre nell'intervista, emerge che, come dicevo all'inizio, sarebbe una bella cosa geospatial ecosystem, a patto che sia oggettivamente una cosa utile per gli scopi, per le funzioni che la pubblica amministrazione deve perseguire. E uscendo dal quadro delle risultanze delle interviste, possiamo analizzare in contesto più generale il rapporto fra dato pubblico e dato privato in due slide. Nella prima vediamo le differenze di obiettivi, sono cose, io mi scuso perché sono cose estremamente chiare, ma è l'occasione magari per fissare appunto le idee, almeno sui concetti basilari. E abbiamo già anticipato un minuto fa che i sistemi di raccolta e gestione dei rilasci di dati geografici pubblici e privati hanno obiettivi, mission diverse. Quindi anche gruppi di utenti diversi e anche sistemi di governance diversi. Devo dire, molte volte mi pare molto diversi, è difficile trovare un punto di caduta comune. Lo scopo delle infrastrutture delle DT pubbliche è chiaramente supportare l'azione della pubblica amministrazione, delle varie pubbliche amministrazioni, attraverso l'erogazione di servizi imprese e cittadini. E poi, come detto già negli interventi precedenti, è chiaro che la conoscenza geografica è fondamentale per formare quel quadro di conoscenze che serve alla formazione e alla valutazione delle politiche pubbliche sul territorio. Lo scopo delle infrastrutture private è ovviamente soltanto uno, il profitto. Questo non lo dico con tono polemico, però bisogna essere anche molto chiari e conoscere, diciamo, bene le caratteristiche dell'interlocutore o del potenziale interlocutore. Chiaramente quando parliamo di profitto avevo pensato di mettere delle slide con dei numeri, ma i numeri si trovano facilmente e li potete immaginare. Parliamo di ricavi diretti, di ricavi indiretti di vario tipo, no? Pensiamo appunto a tutti i servizi anche di pubblicità, di marketing o i servizi, diciamo, che vengono ritagliati sui gusti delle persone anche in relazione al posizionamento.
non faccio nomi, ma insomma è chiaro che parliamo dei sistemi che ben conosciamo. Inoltre, molte volte queste cose ricadono anche in toni, diciamo, un po' d'ombra, perché poi, come vedete scritto nell'ultima parte di questa slide, ci sono anche situazioni normative differenti, qualche asimmetria anche di campo d'applicazione delle norme e delle restrizioni sulla privacy tra pubblico e privato. A proposito di asimmetrie, nella slide successiva, dopo aver visto i diversi obiettivi sostanzialmente delle infrastrutture pubbliche e di quelle private, vediamo quali sono le asimmetrie. Ora, a rappresentare la pubblica amministrazione ho messo forse un po' impropriamente il Palazzo del Quirinale, perché chiaramente in queste ore va molto di moda sulla destra, invece uno dei tanti luoghi dove ci sono le moltissime dotazioni hardware di una grande compagnia. In realtà dico impropriamente Quirinale, perché Quirinale insomma rappresenta sicuramente la pubblica amministrazione italiana, ma anche tutta l'Italia, quindi anche il settore privato. Comunque, al di là di questa divagazione, vediamo che ci sono molte simmetrie chiaramente fra i due sistemi di gestione. Noi che siamo nella macchina pubblica dobbiamo, tra virgolette, cercare di sviluppare l'opportunità che abbiamo, ma anche combattere quotidianamente con tutta una serie di ostacoli. E vedete molto sinteticamente risorse economiche e tecnologiche, che sostanzialmente sono molto collegate a quelle economiche, la rapidità di azione, la rapidità di messa in campo, diciamo, dei cambiamenti, delle innovazioni, e tutto l'apparato di vincoli normativi che, come accennavo prima in riferimento alla privacy, esiste anche in altri molti settori. Potremmo fare qui moltissimi esempi, ma credo che le molte persone collegate abbiano una buona competenza, insomma, di come funziona la macchina pubblica, e molte persone collegate e molte vedo anche molto attive in chat, e di questo mi complimento, perché mi pare un dibattito estremamente interessante anche attraverso quel canale. Per farla breve, voi sapete che se esiste, capiterà a tutti voi come capita a me, di avere delle idee, di incontrare delle nuove soluzioni, poi ci vuole molto tempo a che queste diventino effettivamente operative, perché esiste tutta una normativa naturalmente sulla formazione dei bilanci, sugli appalti, sui contratti pubblici, ed è molto complesso. Poi bisogna fare i conti chiaramente con gli orientamenti della politica. Mentre invece un settore privato può rispondere in maniera immediata, quindi rapidità di azione e anche di reazione agli eventi. Come possiamo risolvere questi problemi di differenze che ci sono fra i due mondi? Ci sono delle strade facili. La strada facile è quella che forse avevamo in mente prima di pensarci bene, no? Quindi prima dell'occasione anche dell'intervista, è quella di risolvere le asimmetrie, le differenze, che è una cosa appunto necessaria, con un dialogo propositivo. Abbiamo rapporti chiaramente con il privato, e questo va bene che ci sia, va molto bene. Uno potrebbe immaginare che con un dialogo propositivo si possa arrivare a far cadere un po' la logica di ricerca del profitto, esclusivamente del profitto da parte del privato. Quindi qua un po' ironicamente dico, ci vorrebbe una conversione sulla via di Damasco, che si può anche trovare questa via, insomma, su un'app, no? Che è la più scaricata app di viaggio, che avrebbe superato 1 miliardo di download. Questo lo dico non per polemica, ma ricordiamoci sempre che i numeri sono molto diversi. È chiaro, non possiamo competere su quell'aspetto, non è neanche la nostra mission, però anche questa è una grandissima asimmetria, logicamente. Andiamo a concludere vedendo quali possono essere invece le soluzioni vere, e qui c'è molte cose che io ho provato a scrivere, a ipotizzare, si fanno scopa, diciamo, con quello che ci ha appena detto l'amico Gianni Siletto. Non a caso lavoriamo molto assieme, condividiamo molte opinioni, anche se non abbiamo sintonizzato in realtà le presentazioni, ma alla fine cadiamo su queste cose che vedo anche in chat, da molti vengono sollevati. La soluzione vera richiede impegno, un impegno che forse noi, tra virgolette, cartografi non siamo proprio abituati a immaginare dover fare, ed è forse anche il motivo per cui molti tentativi di riforma normativa di cui si faceva accenno in chat non sono mai andati a buon fine fino a questo momento. Per realizzare una reale sinergia e virtuosa tra il mondo pubblico e privato dei dati geografici è necessario ricorrere a leve normative. Questa strada appunto è impegnativa e con molte insidie, perché
urtare poi il mondo produttivo e anche economico-finanziario è sempre un po' periglioso, diciamo, ma è l'unico modo per riuscire a canalizzare, a modificare la ricerca esclusiva del profitto da parte del privato. I possibili ambiti di intervento potrebbero essere rivedere i flussi derivanti dalla logica open data. Io sono assolutamente a favore dell'open data, è una cosa nota a tutti, la posizione in generale delle regioni italiane, però è anche vero che tutti sappiamo che anche delle grandi imprese hanno utilizzato e utilizzano i dati in open e ovviamente non c'è nessun tipo di ritorno dall'altra parte, è un campo normativo completamente diverso. Imporre condizioni di disponibilità per le PA dei dati privati, per monitoraggio, sicurezza e quant'altro. Qua io faccio nomi e cognomi, Google continua a fotografarci, però è impossibile accedere ai loro dati e questo anche a pagamento, naturalmente. Questo mi pare una cosa abbastanza che non va bene, assolutamente sbagliata. Ripensare alla possibilità di stabilire o ristabilire l'obbligo di produzione di progetti di territorio. Fino al 2009 mi pare non si poteva fare praticamente niente, adesso chiunque può fare qualunque cosa senza che la parte pubblica ne abbia nemmeno conoscenza. È noto che le riprese vengono fatte talvolta da imprese italiane, parlo sempre di questi grandi gruppi stranieri, e vengono fatte con le camere da presa che arrivano sigillate e sigillate e tornano indietro. Non mi pare che sia proprio un flusso del tutto sul quale la pubblica amministrazione non debba mettere il naso minimamente. Anche perché noi introdurre una tassazione mirata, chiaro, no? Questo è un problema della tassazione di questi grandi soggetti, è un problema globale. Ebbene, in quali luoghi si possono formare gli apparati normativi? Bene parlarne anche in queste situazioni, bene condividere, creare un sentire comune, però chiaro che i tavoli corretti sono quelli istituzionali. Facciamo un esempio, quello che in questo momento per norma è il più alto nel settore, la Consulta Nazionale per l'Informazione Territoriale Ambientale, che deriva naturalmente dal recepimento 32/2010 della direttiva Inspire, ma anche appunto nel più vasto panorama comunitario Inspire diventi davvero una logica di gestione di questo tipo di informazione, non soltanto una collezione di regole, ma di questo si è parlato abbondantemente prima. In tutti i casi è però necessario che si formi una massa critica. Non possiamo parlare come singola regione, come singolo comune, come singolo ministero. Bisogna quindi riformare il sistema, che è molto frammentato le competenze, per rafforzare il potere di interlocuzione con questi big players. Io ho concluso e ringrazio ancora per l'attenzione. Sto arrivando, Mi viene solo da fare un'osservazione alle ultime cose dette da Umberto Trivelloni. Cioè, nel spatial geospatial ecosystem ci sono anche le università, i privati, chi fa del crowdsourcing, eccetera, eccetera. Sarebbe necessario che i momenti di organizzazione di questa complesso rete di relazioni vedessero tutti i soggetti attivi un po' partecipare. Questa è la critica che faccio un po' alla consulta, no? Citata in fondo da Umberto, cioè che a mio avviso troppo rigidamente legata proprio a una visione anche molto gerarchica della pubblica amministrazione. Passo la parola a Gabriele Ciasullo. Grazie Franco, grazie a tutti quanti, veramente un webinar oggi molto molto interessante. Sono state toccate varie tematiche. Io devo dire, insomma, che una cosa che mi ha colpito in particolare e che comunque mi sembra che sia un filo conduttore, mi sembra l'abbia detto Delio, usare Word non significa saper scrivere, quindi la differenza tra l'utilizzo degli strumenti, che gli strumenti non devono diventare un fine, e invece dall'altra parte la competenza specifica che deve essere il motore che spinge a creare
le attività, che spinge a creare, a capire le esigenze e trasformarle in azioni propositive da parte della pubblica amministrazione. Quindi il Word resta uno strumento, per carità importante, ma deve restare uno strumento, non deve diventare un obiettivo. E questo poi si collega con l'aspetto degli standard che citava in qualche modo, insomma, diciamo, giustamente Siletto, laddove non, Inspire in effetti probabilmente sulla parte dati ha creato una situazione di difficoltà, di complessità. Evidentemente, probabilmente si è dato un po' troppo ascolto allo strumento e magari meno alle persone che operano nell'amministrazione in questo ambito, che hanno le competenze specifiche per poter definire come devono essere portati avanti questi standard, tenendo conto poi non solo di ciò che attualmente la tecnologia oggi ci propone, ma tenendo conto anche di tutta l'espertise, il know-how che i colleghi che lavorano su questo ambito hanno accumulato nel corso degli anni. Tutto questo poi, secondo me, si racchiude in una criticità che tra l'altro è messa in evidenza anche nella strategia europea dei dati, ovvero quello che poi questo fa, diciamo, scopa, si combina con quello che diceva Umberto in ultimo per la creazione di un ecosistema sul mondo dell'informazione geografica. La criticità che in effetti a cui ci troviamo un po' di fronte è lo squilibrio in termini di potere di mercato nei confronti delle piccole e medie imprese rispetto ai grandi players. E quindi questa è una cosa importante da tenere presente, una cosa importante che si può diciamo, ovviare appunto anche in questo caso con la competenza specifica sul mondo dell'informazione geografica da parte di chi in effetti da tanti anni opera in questo contesto. Diciamo che io vado in conclusione ringraziando tutti per la partecipazione, vedo fino all'ultimo ci sono oltre 350 partecipanti, e quindi un numero cospicuo che ci ha accompagnato durante tutto il corso del webinar, che reputo ha fornito secondo me molti spunti interessanti su questa tematica che non c'è bisogno che io lo dica, ma insomma è di particolare rilevanza nell'ambito delle attività della pubblica amministrazione. Io saluto tutti quanti, vi ringrazio della partecipazione, avrete poi possibilità, io sarò in quiescenza dal prossimo 1° febbraio, ma avrete la possibilità sempre con Agit e Formez di continuare queste attività di informazione e formazione per gli dipendenti, per i colleghi delle amministrazioni, tra qualche settimana riprenderanno con ulteriori iniziative riguardo a questa tematica. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto cordialmente tutti. Grazie Ugo. Grazie Gabriele, mi associo ai saluti e un ringraziamento a tutti.